Salve amici, oggi parliamo di calligrafia con le brush pen, infatti vi propongo qualche esercizietto per imparare a utilizzarle e poi tutto l'alfabeto maiuscolo e minuscolo. Parlando di materiali, vi serviranno solo un quaderno ed eventualmente un paio di brush pen. Potete utilizzarne anche una. Togliamo il gatto dalla scrivania e iniziamo. Nello specifico sto utilizzando le Pitt Artist Pen della Faber-Castell, quelle con la B sopra, che sono quelle con la punta a pennello. Personalmente le ho sempre trovate molto facili da utilizzare perché hanno una punta non troppo grande, quindi adattabile comunque anche a quaderni più piccoli, ma molto manovrabile perché è un po' rigidina. Però bando alle ciance, entriamo nel vivo del video. Adesso vi proporrò qualche esercizio per imparare a utilizzare la brush pen al meglio. È uno strumento veramente versatile perché noi, a seconda del peso che mettiamo sul pennarello, questa proporrà un tratto diverso. Dovete ricordare però due cose fondamentali dell'utilizzo della brush pen. Quando andiamo verso l'alto, tendenzialmente utilizziamo un tratto più sottile, quindi siamo molto più leggeri. Per allenare questa cosa, perciò, propongo di fare continuamente linee partendo sempre dal basso verso l'alto. La seconda cosa fondamentale è che andando invece verso il basso noi andiamo a premere e quindi la nostra punta pennello ci permetterà di scrivere un tratto molto più spesso. La forza di queste brush pen, comunque di questa punta a pennello, è proprio il poter differenziare i tratti. Perciò prendete il vostro foglio e iniziate ad allenarvi, quello è il segreto. All'inizio bastano anche solo questi due esercizi, giusto per prendere familiarità con le brush pen, che sono magari dei pennarelli che non avete mai usato. Passiamo però al prossimo esercizio, ovvero il passaggio da questo tratto fine a quello un po' più spesso. L'idea è quella di racchiudere in un tratto unico due spessori e dobbiamo ricordare la regola fondamentale, cioè che quando andiamo verso l'alto rimaniamo leggeri. Premiamo un po' di più invece quando andiamo verso il basso. Se non vi viene la prima volta, ragazzi, non vi preoccupate perché ci vuole allenamento. Dobbiamo insegnare alla nostra mano a modulare il suo peso sulla nostra brush pen. E pian piano con l'allenamento riusciamo anche a trovare la nostra quadra, comunque il nostro equilibrio. Ovviamente cambiando l'ordine degli addendi il risultato non cambia, perciò anche facendo i tratti al contrario, quando andiamo verso il basso noi premiamo di più e rimaniamo invece più leggeri quando saliamo. Leviamo di nuovo il gatto dalla scrivania perché fa solo disastri e continuiamo. Il segreto della calligrafia, come ogni cosa, è l'allenamento. Ovviamente più vi allenate prima arriveranno i risultati. Ma personalmente, come ogni hobby, deve essere un momento di relax, di stacco dalla vita quotidiana. Perciò voi prendetevi i vostri tempi e godetevelo. Ok, fatti i primi esercizi, adesso direi di passare a dei tratti composti che troverete molto spesso nell'alfabeto. Non sono moltissimi ma rappresentano praticamente la base delle nostre lettere. Ovviamente sentitevi sempre liberi di guardare le parti che vi servono del video. In questo caso stiamo solo riproponendo gli esercizi di prima con qualche variante. L'unica cosa da ricordare sempre è che quando si va in alto si sta molto leggeri, quando si va in basso invece si preme. È l'unica vera regola della calligrafia che vi sto proponendo al momento. Per quanto riguarda invece lo stile, è qualcosa che maturerete nel tempo. Io ci ho messo anni per essere contenta della mia calligrafia, ma questa è una mia tour. Perciò, come vi ho ripetuto già probabilmente 5 volte nel video, voi prendetevi il vostro tempo, imparate le basi e poi elaborate un vostro stile. Questi sono consigli che io vi sto dando per esperienza, perché ho imparato da autodidatta. Personalmente non ho seguito nessun tutorial perché non ce n'erano, comunque non ne avevo trovati, però volevo imparare. Ok, siamo quasi arrivati al clou del video, ovvero il nostro alfabeto. Questi sono i vari tratti composti che ovviamente messi insieme andranno a formare le nostre lettere. Perciò, dopo aver parlato per quasi 4 minuti, probabilmente avervi fatto una testa tanta, iniziamo il nostro alfabeto. Prima di lasciarvi tranquilli a farvi le vostre lettere, ci tengo a precisare che questo è uno stile che ho elaborato personalmente negli anni. Perciò può essere una buona base da cui cominciare e su cui costruire il proprio stile. Siate liberi di rallentare il video eventualmente se non capite il passaggio dei tratti, oppure di ripetere le varie parti. Ma adesso vi lascio al vostro lavoro. Buona fortuna!
Adesso andiamo di alfabeto minuscolo, che è molto simile a quello maiuscolo. Ma vi lascio stare. Ci vediamo dopo. Eccoci qua ragazzi, com'è andata? Adesso abbiamo finito anche il nostro alfabeto minuscolo. Questo era il nostro immenso tutorial, vi faccio vedere qualche applicazione. Io l'ho sempre utilizzato nei miei schemi, ma possiamo realizzare veramente tantissime cose. Infatti è uno strumento super versatile per esprimere la propria creatività. Noi qui abbiamo finito, io spero che il video vi sia piaciuto e vi sia stato soprattutto utile. Se siete ancora qua, avete delle domande, scrivetemi assolutamente. Io vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!